Allora, benvenuti alla seconda parte di Trieste in diretta. Noi delle volte abbiamo nella sfiga la fortuna di conoscere della gente che ci dà una mano. Nel senso, bisogna dirlo, insomma, per correttezza, è venuto a mancare un ospite, è saltato un ospite, nel senso che l'ospite c'è ancora, ma purtroppo è ben per lui, è andato in cerca di sponsor. E allora, avendo io un elenco che sto ormai toccando il fondo del... Un errore, nel senso Stai cominciando molto sto male, cominciando però molto male. Sì, vabbè, dai, mi rendo conto che continua, sto continua, cominciando molto vediamo dove male. arriviamo. Diciamo insomma che c'è un elenco alfabetico. Diciamo, sono arrivato alla lettera S, ho detto vediamo se Stefania Seculin viene Anche a doppia trovarmi. S, per cui qua non potevi sbagliare, Sì, perfetto. SS, così Diciamo, siamo proprio esatto, alla a posto. fine. Assieme a Stefania Seculin c'è anche Graziana Borciani degli Esatto. Oblivion, quindi insomma sono in una botte di ferro come almeno per i prossimi 25 minuti. Allora, con loro parliamo di musica, parliamo di teatro musicale che d'estate poi non si ferma praticamente, perché Graziana è reduce da un debutto con Oblivion Zip, Esatto. che io no, chiederò solo di che cosa si tratta. Beh, e invece Stefania è reduce da un musical camp dove lei ha insegnato. Allora, Graziana, intanto Oblivion Zip che cos'è? Anche per tenere un po', Certo, diciamo un po'. così. Allora, Oblivion Zip è uno spettacolo, praticamente sono gli Oblivion che finalmente abbattono la quarta parete, quindi è uno spettacolo che a tratti diventa interattivo col pubblico, dove Quelle cose che a noi. me terrorizzano di solito. Esatto, quelle cose che quando tu vai a teatro dici, cioè ti prego non chiamare me, Sì, no? sì. Esatto, noi lo facciamo, per cui terrorizziamo il pubblico anche. E dove sì, appunto, creiamo un rapporto proprio diretto col pubblico, tanto che noi mettiamo a disposizione tutti i nostri materiali fino ad oggi e lasciamo scegliere al pubblico di decidere cosa fare. Quindi c'è un sorteggio, ci sono dei sorteggi dove Bellissimo. loro decideranno. Quindi noi accogliamo i nostri ospiti all'entrata e facciamo anche le maschere in questo, giusto per non farci mancare niente. Anche per risparmiare, Esatto, sì, dati i infatti, tempi, il esatto. teatro è in Chiediamo crisi. loro di scrivere dei foglietti i loro cantanti preferiti e metterli dentro queste due ampolle. Dopo noi durante la serata sorteggeremo cosa fare. Quindi a volte va bene, a Ah, volte. perché non necessariamente chi inserisce il suo numero, insomma, la sua cosa preferita, poi gli viene estratta quella, può anche darsi. Diciamo che noi. Sì, Diciamo, noi cioè. abbiamo debuttato e c'era tanta gente, quindi non siamo riusciti a sorteggiare Ah, in quel tutti, modo, però sì. alcuni biglietti li abbiamo anche scartati perché ci proponevano delle cose improponibili e quindi tra questi sceglievamo e lì per lì si improvvisava. Poi è ovvio che all'interno ci sono le parodie e quelle sono strutturate e quelle Sì, quello non si rimangono, può. esatto. Però tutti. E tanto per farti arrabbiare subito, c'è anche la vocalist e la consonant, Assolutamente, con strumenti. la vocal istronomica che non entra una volta sola, ma due A due volte. volte. Allora Con la dovete complicazione, non ti dico il pezzo perché è veramente molto difficile, è stato complesso. Accidenti, questo va bene. Lo portate in giro? Co Sì, come è uno c'è? Ho spettacolo prettamente estivo, capito. diciamo, perché ha un sapore molto estivo, insomma. E l'abbiamo debuttato a Bologna, lo porteremo. Le nostre date le troverete sul sito perché io in questo momento non me le ricordo tutte, anche perché alterniamo Oblivion Zip a Otello. Abbiamo in Quindi qualche insomma. rassegna, sì, infatti, e in qualche rassegna estiva andiamo con Otello, lo spettacolo invernale. Fate mai casino, non fate mai, cioè pensate di portare uno e invece scoprite che dovete Assolutamente, portare. noi, non ti dico il giorno, cioè durante le prove di Otello la mattina, cioè proprio il deserto dei tartari nel cervello, ho detto, quindi stasera come andiamo in scena? Quindi noi, Ma ecco, ma da scusa. bravi secchioni, ci troviamo la mattina dopo essere andati a letto alle 3 di notte per provare lo spettacolo Ma ecco, e io questo, allora, scusa Stefania, ma se no dopo perdo il filo. Qualcuno potrebbe anche pensare, dice, ma cosa provano a fare? Nel senso, Otello la Kemuta ormai è rodato, eccetera. E anche, come si chiama, quando avete fatto Oblivion Oblivion Show. Show, appunto, tutte quelle robe che io non so mai. Anche là, cioè, è necessario ancora provare nonostante
nonostante la cosa dovrebbe essere mandata a memoria, eccetera. Cioè, perché si prova sempre? Ma allora si prova, diciamo, per mantenere, secondo me, un livello di... Per andare oltre al livello di approssimazione che, diciamo, che ecco, non ci appartiene. Quindi laddove capiamo che, ad esempio, uno spettacolo di Oblivion Zip c'ha, per 15 giorni ci ha veramente riempito il cervello. E da un giorno all'altro, perché Otello era il giorno dopo, passare da una situazione all'altra necessitava di una rinfrescata, via. E per questo, per non andare in scena improvvisati, cioè non ci sono già tante incognite durante, soprattutto le date estive, perché andiamo in certi palchi che, insomma, all'aperto non sai cosa te, per cui Sì, ho capito. Allora, siccome c'è anche la seculina adesso. Sì, ma non è importa, non mi offendo. Quali... Adesso sto io qua e sorrido. Allora, tu sei reduce da questo musical camp dove per il secondo anno tu hai insegnato. Esatto. Ai bambini, questi i mostri del domani. Bambini e ragazzi, esatto, futuri musical performer, speriamo. Il che significa che, voglio dire, c'è attenzione anche da parte delle, come si potrebbe dire, delle nuove generazioni, sì, delle giovani generazioni, per questo modo di fare spettacolo, eccetera, che un tempo poteva essere, diciamo così, veicolato dal cinema, ma immagino che adesso, specialmente dalle parti nostre, è esatto, veicolato anche proprio dallo spettacolo dal vivo. Sì, noi c'è da dire che qua a Trieste siamo molto fortunati. Sì, c'è da ripeterlo più che altro, questo mi sembra che bisogna insistere su sta cosa, io lo faccio molto volentieri, però insomma giova farlo. Noi diciamo che siamo un po' abituati a girare un po' per l'Italia, insomma un po' anche in Europa a vedere degli spettacoli, qua a Trieste siamo davvero fortunati per la realtà teatrale che viviamo, quindi dal punto di vista del musical il pubblico possiamo dire che è abbastanza abituato a questo tipo di spettacolo e di conseguenza anche i bambini sono venuti negli ultimi anni a conoscenza di questa forma particolare di spettacolo, l'hanno apprezzata. E voglio dire, noi tra l'altro, parlo di noi perché siamo io e Alberta Izzo, esatto, le docenti insomma di questo corso. E docenti tipo, fa doppia importanza. No? Tipo la McGranite. Esatto. Per fare una citazione di un personaggio che tu non ami per niente, proprio, no, esatto. Mi è venuto in mente così, insomma. Il primo. Esatto, però no, sì, docenti, anzi ci divertiamo più noi che bambini, per cui voglio dire. Cioè, questo devono studiare, mica devono andare là per divertirsi. Devono studiare, altro che loro in una settimana, anzi in 5 giorni, mettono su più di mezz'ora di spettacolo. C'è qualcosa che loro piace di più o devono farsi piacere quello che proponete voi? Nel senso, cioè, allora, com'è? Fino adesso abbiamo toccato vari generi di musical e devo dire che è andata sempre molto bene. È chiaro che loro magari hanno nell'orecchio delle musiche un po' più moderne, quindi possono apprezzare dei musical più conosciuti come può essere Mamma Mia, piuttosto che Grease, per quanto datato è molto popolare, e ritorna in voga. Certo. Siamo reduci tra l'altro da una messa in scena di Sister Act, per cui per questo su Facebook vedevo delle suore vaganti, delle suorine, che è diverso dal film e musicalmente devo dire che è veramente impegnativo. Perché insomma, a parte che è un musical molto recente, quindi è stato studiato anche dal punto di vista armonico, insomma, questi cori molto importanti delle suore. E sembra facile, ma non è così, appunto, non è così semplice. Però noi, devo dire la verità, con grandissimo successo, un divertimento pazzesco. Sì, ci siamo veramente sbizzarriti. Tutte e due adesso c'è una cosa da sottolineare, no? Che molti magari anche lasciano correre, no? Però il musical ti aiuta moltissimo, visto a teatro, visto anche al cinema, poi specialmente adesso col DVD, col Blu-ray, con tutte queste cose qua, ti aiuta moltissimo anche con la lingua. Cioè, nel senso, se un bambino, se un, che brutto sto termine, se un ragazzino ama un particolare spettacolo, eccetera, e lo vede, lo ascolta, eccetera, sì, a maggior ragione se lo ascolta poi dopo in inglese, mettiamo,
può essere facilitato, cioè adesso per l'amor di Dio non è che, però c'è da sottolineare anche questo, no? Cioè l'entrare a contatto molto prima di noi con la lingua straniera attraverso qualche cosa che gli piace, sì, credo sia, bisognerebbe insistere anche su quello, per dire, forse magari in certe scuole più, come dire, più illuminate lo fanno, sì, parlo di scuola normale. Ecco. Certo, certo, ma poi sai, c'è da dire che il musical, a differenza magari delle canzoni pop in cui può avvenire comunque questa cosa qua. Sì, però c'è tutto, sì. Certo. Il musical c'è una storia, capito? Quindi il bambino per forza deve, se non altro deve conoscere la storia, quindi attraverso appunto le canzoni ci sta che riesca a, magari sai, qualche vocabolo volante, poi gli ritorna, capito, una frase, a dove l'ho sentita, quindi magari ritrovandola nei libri di scuola e di inglese, magari andando in vacanza, eccetera, può essere assolutamente un mezzo. Secondo per me è geniale. Io avevo una mia nipote che non amava molto l'inglese, io ho detto: beh, c'è un film che ti piace, sì, Re Dio, e beh, sentitelo in inglese, ti dà una mano. Poi, assolutamente, poi è diventata molto brava a dire eccetera eccetera eccetera, probabilmente, vabbè, ma però, insomma, però intanto lo dice in inglese, non in italiano, insomma. esatto. Voi avete fatto, state portando in giro uno spettacolo dove mettete insieme due grandi performer, no? Marlene Dietrich, vedete, la pronuncia perfetta, ed Edith Piaf. E lei è tedesca, lei parla tedesco benissimo, stai attento. Anche tu parli francese benissimo, visto che te la Piaf. Mm-hmm. Vabbè, Edith Piaf è più semplice, tutti dicono in genere Marlene Dietrich, sbagliando in modo... Sì, Marlene Dietrich. È vero. Che... Voglio dire, intanto si conoscevano, si stimavano, eccetera, però che avete anche un po' analizzato il rapporto fra loro due? Sì, assolutamente. Vai. No, vai tu, hai iniziato. Vai. No, questo spettacolo che abbiamo fatto un po' per nostro appunto piacere, rispetto, interesse rispetto a questi due grandi personaggi, si basa proprio sul rapporto di queste due grandi artiste che magari tutti, tanti conoscono individualmente, soprattutto appunto dal punto di vista musicale, ma nessuno sa che l'una è stata testimone di nozze dell'altra, per esempio. Ah, non sapevo questo, non sapevo, esatto, neanche io. E hanno passato tantissimi anni della loro vita proprio da amiche. I generi erano relativamente simili? No, perché la Dietrich era più specializzata poi anche sì, la Dietrich, a parte che nasce prima, per cui comunque le sue canzoni avevano dato vita ad un periodo che era anche il periodo della guerra, per cui avevano un sapore diverso proprio, anche un po'. E la Piaf nasce in un periodo, nasce più avanti, è più giovane, muore prima, ma... Però diciamo che la Dietrich cantava per incoraggiare i soldati, sì. La Piaf cantava della tristezza delle persone e della tristezza anche sua, sì, che riflettiva una vita, esatto, anche molto, molto per particolare, cui, ma c'era però credo che poi qualcosa in comune l'abbiano anche cantata, no? Perché penso che la Via Rose l'ha cantata. Beh, hanno cantato della un po' Dietrich, tutti, insomma, quindi sì. Sì, più la Dietrich, c'è da dire, esatto, che ha cantato la canzone. Sì, della sì, 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 certo, sì, 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 sì. Poi c'è anche, esiste, io ce l'ho, perché la Dietrich, poi questo è interessantissimo, aveva inciso anche delle canzoni abbastanza recenti, anche degli anni 70, eccetera. C'è una versione splendida di Where Have All the Flowers Gone, che poi tu fai in tedesco, chiaro, no? Sì. Wo sind... Wo die Blumen sind. Sag mir wo die Blumen sind. Quasi, ecco. Io, vabbè. C'è anche la versione di, come si chiama, Blowing in the Wind, sì. E c'è questo momento anche un po' divertente quando lei dice "The answer, my friend, is blowing in the wind". Sì, mette anche un sì, po', sì, fa un vero, po', fa un po' vero, di paura, sì, insomma. Beh, ci vuole anche coraggio a portare in giro uno spettacolo di questo genere, no? Perché... Ma guarda, secondo me la trappola è, cioè, di non entrare cercare di non entrare nella trappola di voler essere loro. Sì, sì, sì. Per cui nel momento in cui tu vai e lo interpreti e lo canti, lo esprimi per come sei, raccontando la loro storia, noi nel scrivere anche questo spettacolo abbiamo cercato non solo, voglio dire, della Piaf, si sa veramente un mondo di cose, sì, del fatto che fosse una vita triste, cioè abbiamo cercato anche di non scrivere o di non sì, dire di non... solo cose patetiche, ma di cercare anche un po' di gossip qua e là, in modo da rendere, anche se poi la Piaf aveva avuto una vita che sì, 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 no, volente o nolente ci sì, caschi sì, comunque... sempre sulle sue...
Sì, poi stava anche con Aznavour, mi pare, che non è proprio la persona più allegra di sto mondo. No, infatti, c'è stato un passaggio, insomma, vabbè, esatto, poi... però è stato anche con Yves Montand. Con Yves Montand, che invece era proprio sì. molto più frivolo. Sì, cioè, no, oggettivamente. Ma è un bel... l'idea mia, l'ho portata in giro come... Ma guarda, noi abbiamo fatto questo progetto, poi abbiamo debuttato in un teatrino piccolo, di un paese piccolo, e stiamo cercando di estrapolare qualche data qua e là. È ovvio che abbiamo le difficoltà di tutti quelli che sono Stefania e Graziana, quindi nessuno, e assieme una voce che diciamo che assieme noi recita, cioè che uh-huh. racconta la vita di Edith Piaf, è un pianista, per cui è uno spettacolo molto elegante, sobrio, e cerchiamo di, abbiamo alcune date qua e là, e è nel nostro obiettivo di portarlo ancora avanti. Più, sì, le canzoni sono così belle proprio che... Quali sono tipo le più famose, o avete trovato anche delle chicche particolari? Beh, abbiamo messo sì tra le più famose, messo. Per forza, però abbiamo trovato delle chicche soprattutto sulla Dietrich di alcune canzoni che non avrei mai detto che sarebbero diventate così belle. Non so se perché le canta lei, però ci sono delle canzoni veramente sempre in tedesco. Parla tedesco, faccio io, no? C'è anche Johnny Ben Duge Burstagast. No, questa l'abbiamo saltata. Questa l'abbiamo saltata, sì, perché mi ha fatto. Sono sì, alcune che sono veramente, cioè, poi abbiamo cercato un giusto compromesso, diciamo, fra le versioni un po' più allegre, soprattutto certo, quelle sì, del poi dei cercando film, anche di dargli un colore senza cambiarle troppo, però essendoci solo piano, però di dargli, cambiando un sì. po' l'arrangiamento. Ma sono anche in inglese quelle della Dietrich o solo in tedesco? Io le canto tutte in tedesco. Tutte in tedesco. A parte una, tutta in tedesco. Che è Gigolò, che è la più... Gigolò, anche sì, perché film, l'ultimo. Esatto. L'ultimo film che ha fatto. E c'è, adesso così, Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffne die Mächten, Fenzen an die Tiere. Sapevo che la sapevi. No, solo questo anche, non c'è. No. È una marcia. Ma sai, se ci soffermavamo sulle no, vabbè, era certo, proprio della sì. guerra, c'era proprio da fare un concerto sì, su sì, quella sì, scalina. No, 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 poi per... Come sta il teatro musicale italiano? Ciao. Ci vediamo a Londra. No, non è vero. In realtà ci stavamo ragionando un po' oggi. Perché immaginavate che sta domanda arrivava, insomma, no? Ma siamo giusto in partenza per Londra, infatti. Esatto. Vero? Sì. Dove là il teatro? Ci vediamo là? No, quest'anno Scarpe sono... Scarpe da ginnastica. Quest'anno sono a Parigi. Parigi. Quest'anno a Parigi. Insomma, Londra ero a... ad aprile. Vabbè, perché state svicolando dalla la domanda. In realtà ne parlavamo oggi, giusto? Facevamo quattro chiacchiere con un nostro amico e collega. Non Berdini, che no, puoi parlare no, con no, lui no, di questo. No, per l'amor di Dio. No, non per l'amor di Dio, nel senso no, era un'altra persona proprio... Figo. E si parlava del fatto che è vero che il teatro fa tanta fatica, che non sta bene, però di fatto le cose... Cioè affiorano e vivono le cose fatte in un certo modo. Fatte bene, cioè, sì. Questo teatro che sta un po' vivendo una difficoltà... No, sì. c'è nessun problema, no? Non c'è... C'è un problema col microfono. C'è un problema... Devi tirare sul microfono. Microfono, perfetto. Okay. E magari allaccio anche il bottone. E... che si è sbottonato. Beh, ricascate nuova, ma comunque va bene, insomma, urla. E quindi... no, che in realtà... se tu guardi un po' le programmazioni in giro, molti teatri fanno delle programmazioni interessanti, di qualità, cioè sì. c'è tanta, non lo so, io vedo più qualità nei teatri, poi che ci sia meno spazio, sì, perché molti teatri sono costretti a causa del mancato finanziamento a far partire le stagioni a gennaio, quindi si perde, sì. Sì, però sì, sì. Nella qualità, secondo me questo periodo ci guadagna, io mi sento molto propositiva, non so perché. Ma questo è buono, insomma. Come se ci fossero più spettacoli piccoli di qualità, più curati, piuttosto che ovviamente delle grandi produzioni, ma per... Però c'è sempre, e questo lo sottolineo io, insomma, perché... C'è sempre questa tendenza maledetta di insistere sui televisivi. Io ho sentito una frase che mi ha scioccato, questa Melita Diabolita, una specie di roba uscita da un reality. Sì, perché insomma, una uscita da un'edizione del Grande Fratello, eccetera, che in un'intervista disse: adesso sono pronta per il teatro. Così, cioè, pronta per il teatro, magari un musical.
come dire, vabbè, insomma, già tanto è semplicissimo. Ma poi non è neanche un luogo comune che questi che escono vanno a farmi, cioè sembra quasi... E ci provo anch'io, appunto, domani mattina mi sveglio e decido una cosa. Sì, vado a fare un musical, eccetera. E la cosa grave però, secondo me, forse adesso magari si sta un pochettino più attenti, ma fino a qualche mese fa trovava anche qualcuno che le faceva fare My Fair Lady, per dire. Una caso. Sì, certo. E come fai? Cioè, io credo che questo modo purtroppo sì, ormai avrà vita ancora per un po', cioè funziona ancora un po' così. Poi c'è da sperare che magari che da questi reality magari esca anche qualcuno che abbia delle capacità e allora va bene. Beh, anche in Inghilterra capita questo. Sì, è capitato. Questo è vero. Là è diverso, addirittura fanno i reality per trovare il protagonista. Esatto, in funzione sì, di... Però non c'è da dire... vedere anche dopo se questi vanno avanti però. Se dopo il ruolo di continuano oppure se si esauriscono là. Insomma, questo è abbastanza... Voi in Inghilterra avete già... andate a vedere qualcosa di particolare oppure... Noi ci abbiamo 3 giorni pieni. Pieni. Cosa andate a vedere? Così allora, vediamo un classico Porgy and Bess all'aperto con degli attori che abbiamo avuto il piacere di vedere l'anno scorso nel colore viola, quindi non potevamo evitarli quest'anno. Un Forbidden Broadway, parodia strepitosa di... Esatto, andiamo quasi là per quello proprio. Dov'è? Di che... alla Factory, Chocolate Factory. Ah, ho capito. Chocolate Factory. E poi Miss Saigon. Ah, questa nuova versione. Sì, dobbiamo per forza. Sì. E poi abbiamo in realtà ancora 2 pomeriggi liberi da capire lì per lì cosa troveremo. Però voglio che dire. Tra un fish and chip dove. Mi dispiace che sto giro non e anche a noi. Non ci possiamo vedere. Io ero reduce da Shakespeare quella volta. È vero. Però questo maggio ho visto Angela Lansbury. Devo dire la verità che... Cavolo, meritava. Insomma, accidenti sì. Allora, ma abbiamo ancora un pochettino di tempo. Sai se il tuo compare, perché svicola a questa domanda, sai se il tuo compare calabrese ha visto Invito a Cena con Delitto? No. Sai che non ti so rispondere, non sto svicolando, sono sincera. No, svicola lui, ogni volta che mi faccio l'ora adesso lo obbligo anche pubblicamente a mandarmi magari un messaggio. Mm-hmm. Voglio sapere se ha visto invito a cena con Delitto. Cosa fate? Adesso se si può dire, perché io so perfettamente che ci sono delle scaramanzie, io poi sono più scaramantico di uno di teatro, per cui se volete dire ditelo, se non volete dire non lo dite, magari datemi qualche indizio così mi arrovello, eccetera. Prossimo anno voi riprendete, immagino, Otello sì, la Camelot, lo riportate anche qua? Noi al momento no, cioè al momento non abbiamo nessun tipo di... richiesta su Trieste. Una cosa tristissima. Anche perché Trieste poi lo produce in pratica, no? Perché sì, lo no, infatti no, però in effetti a Trieste siamo stati veramente, passiamo un po' come il prezzemolo. Cioè, sì, però va bene. Poi è vero che Trieste ci vuole bene e noi vogliamo bene a Trieste perché ogni volta che veniamo è sempre un successo, però forse anche lasciare la gente con un po', sì, con un po' di non con la pancia attesa, sempre troppo piena, insomma, ecco, cioè. Beh, però tanto, insomma, di qua prima o dopo qualcuno di voi passa. Ah, assolutamente. Per cui se un altro ospite decide di non venire, io so che c'è sempre un oblivio da qualche assolutamente, parte. Assolutamente. Sennò dopo devo andare da Berdini, che mi ha già invitato una volta, adesso sono a posto. sì, però un po'. Tu invece cosa c'è? Io un po' di concerti estivi li faccio veramente volentieri. Sempre il repertorio un po' classico, un po' musical, anche un po' operetta, un po' di tutto, che insomma ci stanno sempre bene. Poi rifacciamo il musical camp, noi ripartiamo con un'altra edizione proprio a settembre, i primi giorni di settembre, e anzi possiamo magari dirlo. Come che no? Per chi fosse interessato, sì, potete contattarci via mail e la dico, sì, proprio come si scrive: musical camp chiocciolalibero.it. Insomma, poi più avanti dici che così magari facciamo anche noi degli annunci. Come... Sì, devo raccontare certo una cosa della Seculin, lo devo dire per... No, beh, niente, sono...
Allora, quando io ho fatto un compleanno tondo agli inizi di giugno, ho chiesto a Stefania di fare qualcosa, una festa, eccetera, eccetera. E io, che non capisco niente di queste cose, le ho dato la base di una canzone che volevo cantare, dico, canta questa, eccetera. Siccome mi è stato spiegato che non era nella sua tonalità, e lei addirittura si è, pur di farmi contento, perché sapeva che, addirittura non so come, si è fatta abbassare la tonalità della... Svegliamo i trucchi del mestiere. Come si chiama? Della... No, ma è una cosa che va detta per... come si chiama? Della base, eccetera, e quindi insomma, no, per dire... Sì, anche. Ma dobbiamo, allora la raccontiamo tutta. Che cosa? Della tua performance. Ci ho fatto Higgins, magari. Abbiamo per... fatto un medley di My Fair Lady in coppia, ragazzi. C'è il mio dire. Sogno, ho anche cambiato giacca per fare non ha visto nessuno. Addirittura c'era il costume di scena, il balletto. Il costume di scena, eccetera. Avrei voluto dire I'm just an ordinary man, però quella era la rana in Spagna. Allora, io ringrazio tantissimo davvero per essere venuto a trovarci e per essere, insomma, spero per essersi divertite con noi. Adesso io... Mi sono incasinato con i fogli, che sono ancora i fogli di 4-5 puntate fa, vedo, per cui non servono assolutamente, se non a fare un po' di scena. Comunque io ringrazio Stefania Seculin e Graziana Borciani per essere state nostre ospiti. Buon proseguimento d'estate, perché insomma, buon viaggio a Londra, grazie. Mi raccomando. E poi dopo, insomma, fatevi sentire quando siete in zona, così torniamo a sentirci. Grazie ancora per essere state con noi, grazie alle enigmista triestino, che penso poi dopo al suo lavoro. Salutiamo Alan, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi chiudiamo questa puntata parlando di sanità.